miracolo di San Gennaro si ripete per la gioia di napoletani e fedeli. Anche quest'anno il santo patrono ha compiuto il suo prodigio. L'applauso della folla, che dalle prime ore del mattino è raccolta nel Duomo, è corale quando il cardinale Crescenzio Sepe agita l'ampolla al termine della liturgia per mostrare la liquefazione del sangue. Annuncio è il momento della giornata più atteso, accompagnato dal tradizionale sventolio di fazzoletti bianchi. Il miracolo, con le sue leggende e superstizioni, è un mistero che si tramanda da secoli. San Gennaro incarna l'identità del popolo partenopeo e lo spirito di tantissimi fedeli che gli sono devoti in ogni parte del mondo. La delinquenza e la violenza non prevarranno. Le volte sedi non fanno di Napoli un deserto. Occorre proclamarlo con forza nel giorno di San Gennaro, che è alla vigilia del giubileo della decennia. Ho apprezzato l'omelia del cardinale, perché era incentrata molto su Napoli, sui napoletani, sulla carnalità, sulla passione, sul legame fortissimo che c'è tra San Gennaro e Napoli, la sete di giustizia, i problemi, ma anche la tanta voglia di riscatto, la vicinanza che bisogna avere con il popolo della città, l'unione tra istituzioni e città. Mi sembra che a Napoli ci sia un grande coro. Da questo punto di vista, più presenza delle istituzioni e della società civile sana nei quartieri difficili e un'esortazione a chi ha sbagliato di non perseverare, perché c'è la possibilità di tornare indietro e stringere tutti quanti insieme la strada del riscatto e della rinascita di Napoli, che è in atto. Quasi un mese di iniziative, partite l'11 settembre e in programma fino al 9 ottobre, sono dedicate in città alla festa del Santo Patrono, appuntamenti sul lungomare, per le vie del centro e tanti i concerti e gli spettacoli presso il Museo Diocesano, al Duomo e sul Sagrato della Cattedrale.